Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Ieri il centro funzionale del centrato di protezione civile, con un avviso di condizioni meteo avverse, ha comunicato che fino alle 22 di oggi sono previste precipitazioni diffuse con cumuli generalmente moderati che interesseranno la Sardegna. Fino alle 14 le precipitazioni potranno essere localmente fino a molto elevate sul nord-ovest dell'isola. Nel corso della giornata le precipitazioni si sposteranno sulla parte centrale e sulla fascia orientale della Sardegna. Non si escludono anche grandi date, il fenomeno si ridurrà notevolmente nel pomeriggio sul nord-ovest e nella notte sul resto dell'isola. Intanto il sindaco di Alghero Mario Bruno ha annunciato nella tarda serata di ieri l'insediamento del centro operativo comunale di protezione civile per la gestione del codice arancione. Proletari di tutto il mondo uniti, questa è la frase che Alghero, appena sveglia, ha trovato ieri mattina sul muro di cinta di una villa nel pieno centro cittadino. Un gesto incivile che fa il paio con quello di 3 settimane fa, quando mani ignote avevano vergato delle scritte sulle mura del Forte della Maddalenetta. Nella stessa settimana si erano registrati anche i danneggiamenti alla Little Free Library in via Simon e al defibrillatore sul muro del Banco di Sardegna. Inciviltà? Certamente. Noia o malessere personale? Probabile. Quello che è certo è che i cittadini chiedono più controllo e sicurezza. Tenta la rapina, scappa con una bottiglia di mirto e finisce in carcere. È quello che è accaduto ad un 44enne che ha tentato di rapinare un'enoteca di Decimo Mannu. Minacciato il proprietario del negozio con un coltello, il proprietario è riuscito a farlo scappare senza che toccasse l'incasso. Bottino quindi di una sola bottiglia e breve fuga, visto che è stato subito arrestato dai carabinieri della locale stazione e accompagnato nel carcere di Uta. Iniziamo con lo sport. Tra le 154 squadre che parteciperanno al campionato regionale di seconda categoria di calcio ci sono anche 4 rappresentanti algheresi. Sono la 1945 Alghero, l'Audax Algherese, il Maristella e il Treseliche. Tutte inserite nel girone L, affronteranno Boil Puti Figari, Campanedda, Caniga Sassari, Estudiantes, Florinas, Minerva Villanova Monteleone, Mores, Padria, Pagi, San Paolo Apostolo, Sprintiti di 2013 e Villers Sassari. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Via 20 Settembre. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Si sono conclusi domenica sui campi in terra battuta della Torres Tennis i campionati sardi di tennis giovanile. Un titolo arriva anche al Tennis Club Alghero grazie a Lorenzo Carboni, che nella finale Under 12 maschile ha battuto 6-4-6-3 Alexander Fragaso del Tennis Club Porto Torres. Questi gli altri titoli regionali: Under 10 Samuele Porcu del TC Villa Puzzo e Sofia Mos del TC Tortoli, Under 12 femminile per Elisa Pugioni della Torres Tennis, Under 14 per Nicola Porcu del TC Cagliari e Irene Garbo del TC Decimo Mannu e infine Under 16 Nicolo Pia del TC Porto Torres e Lia Marroso della Torres Tennis. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14 intervista a Padre Paolo per i festeggiamenti relativi a San Francesco. Lui è proprio il custode del convento di San Francesco. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggi potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani. Alghero TG Express, un TG di 3 minuti, con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel.